Sarà Boca Futsal Real Agerola la finalissima della Coppa Campania Serie D edizione 2014-2015 ai Sanniti. Basta un gol di Roberto Saquella in pieno recupero per beffare un ottimo Futsal Folgoat, ma complimenti ad entrambe le compagini, dando vita ad una battaglia calcettistica in 120 minuti. Davvero spettacolare, peccato per una direzione arbitrale molto discussa nel match di ritorno. Possiamo andare ad analizzare gli highlights della gara giocata alla Rosso Maniero con Martorelli che sfiora l'1-0 su questo schema ad angolo. Arriva lo 0-1 del Boca, retropassaggio di Perugino, Sinfarosa buca il pallone e il Boca passa in vantaggio 0-1 per la squadra allenata da Alfano, che a 5 minuti più tardi si fa cacciare per questo episodio che andremo da poco ad analizzare. Ferri recupera la palla, serve caro tenuto che a sua volta dà la palla a Dorio, a Natoli, scusate, che realizza la rete dell'1-1. Grandi proteste del Boca, come possiamo vedere dal replay, il recupero di Ferri secondo la squadra ospite, la palla era uscita fuori purtroppo dalla nostra postazione, non possiamo analizzare se la palla è uscita o meno, verrà espulso il tecnico del Boca Futsal. Natoli scatenato in contropiede, mi impegna Colangelo che dice di no, passa di nuovo in vantaggio il Boca Futsal con questo tiro dalla tre quarti di Saquella che coglie nuovamente impreparato Sinfarosa per l'1-2, pesantissimo di Saquella, non si scompone il fuorigrotta che continua a macinare il gioco. Il tiro di Mollare è parato da Colangelo, caro tenuto non riesce a metterla dentro. Questo tiro di Scicchitano viene sporcato da Vivenzio e Dorio è lesto a ribattere in rete il 2-2, risultato con cui si va alla riproso. Prima questa azione spettacolare di Saquella che impegna Sinfarosa che riscatta parzialmente gli errori della prima frazione di gioco. Con le immagini possiamo andare ad analizzare la ripresa con il fuorigolta subito pericolosissimo questo tiro di Perugino. Colangelo dice di no, è la volta del Boca. Selvaggio, serve Vivenzio che fallisce l'appuntamento con il gol, ci crede ancora il Boca, lancio lungo di Selvaggio, colpo terzo di Barbieri, bravissimo Sinfarosa a dire di no. Il fuorigolta passa in vantaggio sugli sviluppi di questo corner. Dorio al volo di prima realizza il gol del 3-2 che ristabilisce la parità totale dei gol dopo il 3-2 del Boca d'andata. Dopo un time out è lo stesso Dorio, l'ex Redas Napoli, a trovare il tiro giusto, l'angolino perfetto per la sua tripletta. È il 4-2, la tripletta per l'ex Redas Napoli che manda in visibilio la Rosso Maniero. Non basterà perché poco più tardi il primo fuorilottese si farà cacciare, come andiamo subito a vedere. Dorio recupera palla a Vivenzio, salta il numero 5 Sanità, viene forse toccato da Colangelo, l'arbitro però verrà, lo espelle per simulazione, per doppia ammonizione come possiamo vedere dal replay. Dorio, Colangelo non lo tocca, ma sinceramente non c'è rigore, ma sinceramente neanche la simulazione. Verrà espulso il numero 19, episodio Dubanghe su questa punizione. Tiro di Barbieri toccato con la mano di Sorrentino, qui c'erano gli estremi per un calcio di rigore come possiamo vedere. Il tiro di Barbieri viene deviato con la mano da Sorrentino, arbitro che va totalmente in confusione nel finale. Brutto fallo di Caro Tenuto su Saquella, il numero 11 fuorigottese verrà espulso. È un altro episodio dubbio che poi sarà quello decisivo ai fini della qualificazione. Avverrà dopo questa punizione, battuta, parata di Sinfarosa, palo di Vivenzio a Portola, colpo e tacco del numero 5 Sanità, parata di Sinfarosa, traversa secondo l'arbitro e gol tra le proteste del fuorigrotta. Possiamo andare a rivedere dal replay, è molto difficile dalla nostra postazione dare un giudizio, come possiamo ben vedere il tiro di Saquella parato da Sinfarosa, la palla rimbalza ed esce fuori, da qui non possiamo capire se è entrata o meno nel finale. Vivenzio sbaglierà anche il tiro libero del possibile 4-4 calciando dalle serie dai 10 metri, non bacino quello col tiro che andrà alto. Nel finale Pittino si gioca il tutto per tutto con Ferri, potete momento, ma non basta, il Boca c'entra una storica finale di Coppa Campania tra le proteste del fuorigolta, ma complimenti ad entrambe le squadre.